Prego, onorevole Ficuccio. No, grazie Presidente, in parte ha già risposto prontamente. Credo questa esigenza sia assolutamente condivisa da tutta l'Aula, rispetto soprattutto alle norme che hanno subito l'impugnativa. Certamente questo dell'articolo 36 non può che essere considerato un abbaglio. Ritengo che probabilmente al Ministero non abbiano davvero guardato bene le carte. Penso che una buona norma, un buon lavoro sia stato fatto da questo Parlamento, ma qualora dovessero esserci delle richieste di aggiustamento, di revisione rispetto all'articolo 36, quindi rispetto al tema che finalmente vedeva uscire queste persone, gli ASU, da questa condizione di precariato, gente che tra l'altro ormai offre i propri servizi all'interno di un'amministrazione regionale, non certo sganciata dall'attività istituzionale degli enti locali, degli enti utilizzatori, che ormai non possono fare a meno di questo personale. Quindi certamente è fondamentale fare un momento di condivisione rispetto a questa impugnativa. Certamente queste persone hanno diritto di accedere ad un percorso che era stato tracciato attraverso la norma, devo dire tra l'altro con prontamente un intervento condiviso da parte dell'intero Parlamento regionale. Non è la prima volta tra l'altro che arrivano impugnative di questo tipo. Proprio nell'ultimo riferimento è stato colpito il bacino degli ex PIP, adesso quello degli ASU. Non vorrei che ci sia un accanimento da parte dello Stato nei confronti delle le categorie più in difficoltà di questa martoriata terra. Quindi mi unisco all'appello dei colleghi di prima, Presidente, ma ripeto, lei aveva già prontamente risposto e per questo la ringrazio, rinnovandole insomma questa istanza di affrontare quanto prima il tema. La ringrazio rispetto a quello che le diceva, anche perché onestamente quando in finanziaria abbiamo affrontato il problema degli ASU c'era sembrato di capire che ci fosse da parte del governo un accordo preventivo, per cui non riesco a questa impugnativa veramente è stata molto, molto strana, che almeno non ce l'aspettavamo. Anche altre cose sappiamo bene quando facciamo le leggi, che ci sono alcuni punti, come dire, che bisogna vedere come si comporta il governo nazionale, ma giusto su questo eravamo convinti che sarebbe stato tutto regolare. Queste erano le garanzie che c'erano state date, ed erano peraltro le garanzie che io stesso avevo dato a un po' di questi lavoratori che erano venuti qua sotto, c'era anche l'onorevole Ficuccio come si ricorderà, dicendogli che questa volta la situazione avrebbe dovuto essere diversa rispetto al passato. Quindi per me è stato anche questo un grande piacere. Vediamo peraltro come intende comportarsi il governo rispetto a queste impugnative, se intende come dire, resistere in sede di corte oppure no. Poi questo sono tutte cose che dobbiamo ancora stabilire col governo, con cui non mi sono incontrato per l'argomento, cosa che spero di poter fare tra oggi e domani stesso. Bene.